Allora, di nuovo benvenuti a questo terzo incontro del ciclo Dialoghi sulla Torah. Stiamo cercando di sviscerare diversi argomenti, diverse tematiche, sempre riguardanti la Torah. E quello che vedremo questa sera è la straordinaria modernità giuridica della Torah. Questo ci dovrebbe portare a una considerazione ancora più positiva di quella che è la Torah, e vi ricordo che noi erroneamente traduciamo Torah con legge, ma non è la traduzione esatta, perché la Torah è un insieme di insegnamenti, di istruzioni dell'Onnipotente, dell'Eterno, che Lui ha donato tramite Mosè al suo popolo, affinché il suo popolo, attraverso l'osservanza di questi insegnamenti, potesse vivere e ricevere le benedizioni di Dio. Quindi è sbagliato quando noi parliamo di legge, anche se all'interno della Torah rimane comunque rimangono degli aspetti che sono giuridici, degli aspetti che regolamentano i rapporti interpersonali, come vedremo oggi. Ecco, quello che vorrei mettere in evidenza poi attraverso il seminario di oggi è il fatto che la Torah, data a Mosè più o meno 3500 anni fa, è di una straordinaria modernità, perché è molto in anticipo rispetto ai tempi moderni, e oggi cercherò di dimostrarvelo. Allora, diciamo che partiamo da alcune definizioni di base, giusto per avere un'idea di che cosa parleremo questo pomeriggio. Alcune definizioni di base. Innanzitutto, quando noi parliamo di legislatore, il legislatore è la persona o l'organo dotato di potere legislativo che emana le leggi, cioè colui che emana, colui che stabilisce, colui che trasmette queste leggi. Nel caso della Torah è l'Eterno, l'Onnipotente. Poi abbiamo un altro termine giuridico, che è diritto. Il diritto è l'insieme delle norme che regolano la vita dei membri di una comunità. Quindi c'è un legislatore che stabilisce un insieme di norme, e in questo caso si tratta della Torah. Poi c'è un terzo elemento che dobbiamo considerare, che è la giurisprudenza, cioè è la scienza che studia il diritto e si riferisce ai criteri interpretativi seguiti dai giudici per un'adeguata applicazione delle norme giuridiche nei vari casi pratici. Per quello che riguarda l'aspetto giurisprudenziale della Torah, possiamo identificare l'alakha, e poi vedremo tra un attimo quello che è l'alakha. Allora, questi tre aspetti sono le definizioni di base: legislatore, il diritto e la giurisprudenza, colui che emana le leggi, la normativa, l'insieme di questi insegnamenti, di queste leggi o di queste norme, e poi il tentativo di interpretare per capire come via via applicare nei vari casi pratici l'insieme delle norme. Ok. Allora, a questo punto c'è una barriera che genera grandi incomprensioni tra il mondo cristiano, il mondo ebraico e in mezzo il mondo messianico. Allora, qual è questa barriera che genera incomprensioni? L'apparente o effettivo contrasto tra Torah scritta e Torah orale. Allora, che cos'è una e che cos'è l'altra? La tradizione ebraica rabbinica insegna che anche la Torah orale fu trasmessa dall'Eterno a Mosè insieme a quella scritta. Successivamente furono redatti numerosi scritti rabbinici per tramandare le sentenze e gli insegnamenti dai maestri della tradizione, perché c'era questa necessità di comprendere bene
come applicare nella realtà vissuta le norme della Torah. E quindi ecco che, secondo la tradizione rabbinica, la Torah orale si affianca alla Torah scritta. Ora, io non voglio entrare nel merito, nel dettaglio di ogni aspetto di questi scritti rabbinici. Consideriamo solo come capire la halakha, no? Quindi tutto quell'aspetto di tentativi di comprensione, di elaborazione, di applicazioni alle norme della Torah. Capire la halakha. Halakha si potrebbe tradurre la via o il modo di condursi. Halach significa il verbo significa camminare o andare. Quindi è un tentativo di comprendere come camminare nella via. L'alaha rappresenta l'applicazione pratica delle mitzvot, comandamenti, cominciamo a prendere familiarità con questi termini, no? L'applicazione pratica delle mitzvot, comandamenti della Torah. Essa è stata elaborata dai rabbini attraverso la discussione e il dibattito, perché uno degli aspetti significativi del pensiero ebraico è proprio il dibattito, la discussione. Non dimentichiamo che il pensiero ebraico è un pensiero di inclusione e non di esclusione, come invece è più caratteristico del pensiero e della concezione greca. Quindi ci sono dialoghi, ci sono discussioni, ci sono dibattiti che però portano a un arricchimento di tutti quanti. Sembra comunque implicito nella Torah stessa che il tribunale debba legiferare su come si devono applicare certe mitzvot. Cosa significa? Vediamo subito nella Torah qualcosa che ci possa aiutare. Esodo 21:34 dice: il padrone della cisterna risarcirà il danno, pagherà in denaro il valore della bestia al padrone. Il contesto è di uno che scava una cisterna, non gli mette questo tappo, no? Non chiude questa cisterna, una bestia cade in questa cisterna e muore. Okay? Allora, secondo Esodo 21:34, il padrone della cisterna deve risarcire questo danno, ma risarcire questo danno deve rivolgersi al tribunale perché il tribunale possa dare una valutazione della bestia, perché se è una bestia anziana, se è una bestia che è ancora vigorosa, eccetera, quindi devono fornire un'indicazione riguardo al risarcimento di questo danno. Esodo 22:5, se uno danneggia un campo o una vigna lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Capite che anche qui questa è una norma oggettiva che però deve essere applicata nella soggettività della situazione, in quella determinata e specifica situazione, e quindi ci deve essere qualcuno che interviene e cerca di dare una valutazione dei danni. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Siamo sempre nel libro dell'Esodo, capitolo 22, il versetto 6. No, quindi queste indicazioni all'interno della Torah ci danno già un chiaro esempio di tentativo di comprendere, ok? Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia e questa resta storpiata o muore, essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Quindi anche qui la stessa cosa. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni, perché il padrone, che deve vigilare sulla buona salute della bestia, non ha fatto il suo, non ha fatto quello che avrebbe dovuto, e quindi chi ha preso in prestito questa bestia non deve pagare il danno. Addirittura, se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prestito del nolo. Esodo 22:14-15. Vi ricordo che stiamo parlando di uno scritto di 3500 anni fa.
non della nostra moderna giurisprudenza, un testo di 3500 anni fa che considera tutti questi aspetti. Quando qualcuno commetterà un'infedeltà e peccherà involontariamente riguardo a ciò che deve essere consacrato all'Eterno, porterà all'Eterno come sacrificio per la colpa un montone senza difetto, preso dal gregge in base alla tua valutazione. Queste sono parole dell'Onnipotente a Mosè. In base alla tua valutazione. Allora, umanamente, deve dare una valutazione. In sicli d'argento, secondo il ciclo del santuario, come sacrificio per la colpa, risarcirà il danno fatto al santuario, secondo la sua valutazione, aggiungendovi un quinto in più, e lo darà al sacerdote. Il sacerdote farà per lui l'espiazione con il montone offerto come sacrificio per la colpa e gli sarà perdonato. Allora, questi aspetti ci fanno già vedere che nell'ambito della Torah stessa ci possono essere delle indicazioni per lo sviluppo di una giurisprudenza, ok? Eliezer Berkowitz, 1908-1992, un rabbino, è stato uno dei massimi studiosi dell'Halakha e lui, ho preso lo spunto da alcune sue affermazioni perché noi potessimo comprendere bene questo significato senza, come dire, prendere subito posizione o a favore o contro. Lui dice che l'Halakha deve saper interpretare l'intenzione della Torah per quanto attiene la dimensione spirituale, etica, sociale ed economica. Questo ci fa capire che dietro a questa elaborazione giurisprudenziale c'è tutto un lavoro di riflessione, di interpretazione, di esegesi, sono tutti aspetti che portano a voler comprendere maggiormente la volontà di Dio nei vari casi della vita quotidiana. L'Halakha è la Torah applicata in modo che la sua applicazione sia significativa in una data situazione. Quindi, pratica, come applicare in quella situazione specifica? L'Halakha declina nel tempo gli insegnamenti eterni della Torah. Quindi è un modo per trasferire gli insegnamenti eterni della Torah nella vita quotidiana che si svolge nella realtà degli uomini a livello sociale, a livello di ogni sfera del vivere umano. Sempre Berkowitz dice che lo scopo dell'Halakha è rendere la Torah in un preciso contesto storico in modo che sia praticamente eseguibile, che possa essere effettivamente ubbidita a livello pratico, economicamente sostenibile, vedete questi sono termini moderni, eticamente rilevante e quarto, spiritualmente colma di significato. Quindi praticamente eseguibile, economicamente sostenibile, eticamente rilevante, spiritualmente colma di significato. Vedete come gli studiosi dell'Halakha cercano di interpretare in ogni aspetto della vita umana il modo più adatto ad applicare la Torah dell'Onnipotente, dell'Eterno, nella vita quotidiana di tutti i giorni. Vi ricordo che nel pensiero ebraico, a differenza del pensiero greco, nel pensiero ebraico non c'è differenza tra il vissuto secolare, il vissuto pratico, il vissuto, diciamo, concreto della vita e il proprio vissuto spirituale con l'Eterno. Quindi è un tutt'uno per il pensiero ebraico. Per il pensiero greco invece no, viene suddiviso, no? Un mondo spirituale e un mondo materiale. Tant'è che, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi, Rabbi Shaul, l'Apostolo Paolo, cosa disse? Dovette affrontare delle tematiche
per esempio di quelli che dicevano che si può, anche un credente può benissimo andare con una prostituta, perché tanto è il corpo che ci va, lo spirito invece appartiene a Cristo, no? Questa è una convinzione che è figlia del pensiero greco, e l'apostolo Paolo invece interviene dicendo che non è così, non funziona così, perché quello che noi facciamo con il corpo ha sicuramente un'influenza sullo spirito, perché nel pensiero ebraico è un tutt'uno, è un unito, no? La vita pratica con il nostro rapporto con Dio, perché Dio è l'onnipotente, Dio è l'onnipresente in ogni aspetto della nostra vita. Ora, andiamo avanti. C'è nel libro di Neemia, ci sono delle indicazioni che ci aiutano a capire ancora di più quello che stiamo dicendo. Tutto il popolo, allora tornano, no, dopo l'esilio, tutto il popolo si radunò come un solo uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque e disse a Esdra, lo scriba, che portasse il libro della Torah di Mosè che l'Eterno aveva data a Israele. Egli lesse il libro, ovviamente erano i rotoli, non era il libro rilegato come abbiamo noi, e tutto il popolo tendeva l'orecchio per sentire il libro della Torah. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava nel posto più elevato, e appena aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Neemia 8:1-3:5. Questo atteggiamento posturale, potremmo dire, tutto il popolo si alza in piedi perché è nella piena consapevolezza che Esdra, lo scriba, sta per leggere nel libro di Dio. Allora, questo ci fa capire quell'atteggiamento che il popolo aveva nei confronti della parola di Dio, della Torah, degli insegnamenti di Dio. I Leviti spiegavano la Torah al popolo e tutti stavano in piedi al loro posto. Essi leggevano nel libro della Torah di Dio in modo comprensibile, ne davano il senso per far capire al popolo quello che leggevano. Allora, qui noi possiamo pensare in due modi, o forse anche in tre. La Torah era scritta in ebraico, il popolo tendeva a parlare aramaico e poi era tornato dall'esilio. Quindi molti di questi probabilmente non capivano l'ebraico. Allora spiegavano, ne davano il senso linguistico, e anche il senso del significato di quello che si stava insegnando. Tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandare porzioni ai poveri, sono aspetti legati alla Torah, questi, e a fare grande festa perché? Perché avevano capito le parole che erano state loro spiegate. Neemia 8, versetti 7, 8 e 12. Avevano capito le parole che erano state loro spiegate, e capire la Torah equivaleva a sperimentare una gioia profonda interiore per essere l'oggetto di questo amore di Dio che dà le sue istruzioni al popolo affinché possa beneficiare delle sue benedizioni. Però, le tradizioni orali non erano omogenee nei loro insegnamenti, ma si differenziavano a seconda delle varie scuole. Proprio per una pluralità di concezioni, che è tipica del pensiero ebraico, le varie scuole di insegnamento, il modo di interpretare la Torah variava a seconda delle scuole. Allora, finora noi abbiamo visto l'elemento positivo dell'Alakha. Ora, non voglio dire l'elemento negativo, ma un elemento che ci può far comprendere quanto bisogno abbiamo noi di equilibrio. Perché non possiamo rigettare qualcosa che ci è utile per capire la Torah, ma non possiamo neanche accettare quando la tradizione umana si sovrappone e diventa più importante della parola di Dio. Capite? Questo è fondamentale, perché un messianico, un gentile che sta camminando nel cammino messianico, viene visto male dai cristiani gentili
perché viene accusato di avere una deriva ebraica, ma viene visto male dagli ebrei perché è un cristiano, no? Allora, noi dobbiamo maturare un pensiero di equilibrio e chiedere al Signore che attraverso il suo spirito ci dia quel discernimento, quella saggezza che non è sempre facile avere, perché noi tendiamo a fare un passo da una parte, a cadere da una parte o cadere dall'altra. Camminare sul filo del rasoio è rischioso, perché ci tagliamo, no? Però noi dobbiamo farlo e dobbiamo chiedere la saggezza al Signore. Allora, le tradizioni orali non erano omogenee nei loro insegnamenti, ma si differenziavano a seconda delle varie scuole. Le scuole o case più famose erano quelle di Shammai e di Hillel, entrambe del primo secolo avanti Cristo. C'erano delle enormi differenze tra l'una e l'altra. Per esempio, la casa di Shammai era un po' più rigorosa. Per esempio, per quello che riguarda il divorzio, la casa di Shammai, la scuola di Shammai, diceva che non bisogna divorziare per motivi futili, si può, perché è stato concesso a Mosè per la durezza dei nostri cuori, dei loro cuori, dei cuori degli uomini, però il motivo deve essere ben fondato. Hillel invece era molto più libertario e diceva che un uomo poteva ripudiare la moglie se gli bruciava la minestra. Ecco, capite? Quindi c'era questa enorme differenza. E al tempo di Yeshua, Gesù, queste erano le case, diciamo, tra virgolette, teologiche, di tradizione, le scuole di tradizione teologica più famose, più diffuse, quella di Shammai e quella di Hillel. Uno degli intenti di Yeshua, Gesù, fu anche quello di riportare gli israeliti al vero spirito della Torah, indipendentemente da tutto ciò che è stato aggiunto, non tanto per capire quanto per imporre determinate cose. Infatti, nel Nuovo Testamento, vennero a Yeshua da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non si lavano le mani quando prendono cibo. Ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Matteo 15, 1 a 6. Allora qui Yeshua, che era un cultore, un maestro della Torah, a mio giudizio Yeshua, siccome era la parola fatta carne, era la Torah fatta carne, perché la parola di Dio è la Torah. Ogni insegnamento che viene dalla bocca di Dio è Torah. Allora Yeshua, Gesù, è la Torah incarnata, la Torah fatta carne, l'insegnamento dell'Onnipotente fatto carne, la parola fatta carne. Allora lui era un maestro della Torah, però si scagliava contro quella tradizione umana che si è sovrapposta alla parola di Dio. Videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano i pasti con mani impure, cioè non lavate. Poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura, seguendo la tradizione degli antichi. Cioè, un conto è l'aspetto sanitario, perché se tu hai le mani sporche e vuoi spezzare il pane, lavati le mani, è chiaro. Ma qui viene sottolineato il fatto che lo facevano per seguire la tradizione degli antichi. E quando tornano dalla piazza non mangiano senza essersi lavati. Vi sono molte altre cose che osservano per tradizione. Tradizione, abluzione di calici, di boccali e di vasi di rame. Marco 7, 2 a 4. I farisei e gli scribi gli domandarono: perché i tuoi discepoli non seguono la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Vedete, non hanno chiesto perché prendono il cibo con mani impure. Non era tanto il prendere cibo con mani impure quanto il non seguire la tradizione. C'è un po' di differenza tra queste due cose. E Yeshua disse loro: ben profetizzò Isaia di voi ipocriti.
Eserciti, come è scritto, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Marco 7, 5 a 7. Quindi noi vediamo bene la linea di confine tra gli insegnamenti di Dio e le tradizioni umane che si sono aggiunte. Noi potremmo dire molto, molto, molto anche delle nostre tradizioni di cristiani, anche le nostre tradizioni denominazionali. Potremmo allargare il discorso, ma di molto, non lo facciamo perché ci manteniamo sulla Torah, però capite che potremmo affrontare vari aspetti di queste tradizioni umane. Avendo tralasciato il comandamento mitzvah di Dio, Elohim, vi attenete alla tradizione degli uomini. Diceva loro ancora, come sapete bene annullare il comandamento di Dio, mitzvah, Elohim, per osservare la tradizione vostra. Mosè infatti ha detto, onora tuo padre e tua madre, questo lo dice in Esodo 20, versetto 12, e anche chi maledice padre e madre sia condannato a morte, Esodo 21, 17. Voi invece, allora la legge dice questo, la Torah dice questo, voi invece, nella tradizione, se uno dice a suo padre e a sua madre, quello con cui potrei assisterti è Corban, vale a dire un'offerta a Dio, non gli lasciate più far niente per suo padre o sua madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che voi vi siete tramandata. Marco 7, 11 a 13. Questo stesso concetto noi lo ritroviamo in Rabbi Shaul, l'Apostolo Paolo, nella prima lettera a Timoteo 5, 8, dove dice, se uno non provvede ai suoi e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede. Ed è peggiore di un incredulo. Ha rinnegato la fede. È peggiore di un incredulo. Voi vedete che quello che è scritto nella Torah, quello che è stato ribadito da Yeshua, in questo caso, no? Anche solo in questo caso, ma in tanti casi, ma anche solo in questo caso, poi viene sottolineato ancora da Rabbi Shaul, dall'Apostolo Paolo. Quindi c'è questa continuità di insegnamento. E l'obiettivo è quello di fare in modo che la struttura sociale, la struttura morale, la struttura spirituale, la struttura etica, la struttura giuridica del popolo di Israele fosse salda, fosse stabile. Quanto bisogno avremmo di tutto questo, eh? Andiamo avanti. È necessario comprendere bene sia lo spirito della Torah e sia le intenzioni di Yeshua di riportarla nella giusta ottica. Per esempio, nel Talmud babilonese, nel trattato Eruvin 21b, sono A e B perché a seconda della pagina, c'è scritto, figlio mio, stai più attento nel mettere in pratica le parole degli scribi che le parole della Torah, perché ci sono precetti positivi e negativi nella Torah. Ma per quanto riguarda le leggi degli scribi, chiunque trasgredisce uno qualsiasi dei decreti degli scribi incorre nella pena di morte. Allora, questo ci fa capire che attraverso, dunque, una prima fase positiva di studio, di interpretazione, di cercare di capire come applicare in modo giusto, secondo la volontà di Dio, le normative della Torah, poi piano piano si può scivolare nel dare più enfasi a una tradizione umana, a una interpretazione piuttosto che alla parola di Dio. E questo anche noi cristiani siamo specialisti
siamo specialisti anche noi a fare una cosa del genere, perché ogni denominazione ha la sua interpretazione che è diventata un dogma. Allora, Giosuè, capitolo 1, versetto 8, questo libro della Torah, no, Torah scritta, Torah orale, nella scrittura, nel Tanakh, l'Antico Testamento, si parla sempre di Torah scritta, si parla sempre di libro, rotolo, ma libro. Giosuè, questo libro della Torah, là è l'ebraico, Sefer HaTorah, questo libro della Torah, non si allontani mai dalla tua bocca. Meditalo giorno e notte per poter osservarne esattamente quanto in esso è scritto, perché così soltanto prospererai in tutte le tue imprese e in tal modo avrai buon successo. Non si allontani mai dalla tua bocca. Questo modo di esprimere significa una ripetizione continua, sommessa della Torah. È come se a Giosuè l'Eterno gli dicesse: continua a ripetere dentro di te tutti gli insegnamenti della Torah, la ripetizione della Torah. Poi, anche in Seconda Cronache 34, 14, 19, 21, noi qui siamo al tempo di Giosia, il sacerdote Chilchia trovò il libro della Torah dell'Eterno, data per mezzo di Mosè. Lo trovò perché? Perché al tempo di Manasse, che era il nonno di Giosia, era stato nascosto il libro della Torah, perché voi sapete che Manasse, se conosciamo un po' la storia del popolo di Israele, dei re, Manasse è stato un re molto malvagio. Quindi qualche sacerdote premuroso ha fatto sì che, insomma, ha nascosto il rotolo della Torah. Il sacerdote Chilchia trovò il libro della Torah dell'Eterno data per mezzo di Mosè. Quando il re Giosia udì le parole della Torah, si stracciò le vesti. Grande è l'ira di Dio che si è riversata su di noi, perché i nostri padri non hanno osservato la parola di Dio e non hanno messo in pratica tutto quello che è scritto in questo libro. Anche qui si sta parlando di qualcosa che è scritto, che è riportato, e Giosia noi lo ricordiamo come uno dei più grandi re che ha fatto grandi riforme, e il popolo per tanti anni ha vissuto nella giustizia e nel diritto. Perché? Perché è stato ritrovato il libro della Torah e Giosia ha imposto a tutto il popolo l'ubbidienza alla Torah scritta. E il popolo ne ebbe benedizione e visse in pace per lunghi anni. Anche qui si parla sempre di libro o rotolo. Sefer è più rotolo che libro. In Isaia 34,16, cercate nel libro di Dio, dell'Eterno, e leggete. Quindi stiamo parlando di aspetti scritti, di norme scritte. Stiamo parlando di Torah scritta. Ed è quella alla quale io, in primis, insieme a tutti quelli che vogliono fare questo cammino di recupero delle radici ebraiche, è quella a cui vogliamo tornare. Senza accogliere giudizi di deriva ebraica, perché non è così. Anche se comprendo benissimo che chi non approfondisce queste tematiche in questo modo rischia di fare di tutte le erbe un fascio e quindi dare dei giudizi tagliando con l'accetta invece di utilizzare il bisturi. Quindi noi dobbiamo comunque pregare per tutti i cristiani, per tutti quelli che hanno accettato il Messia, affinché possano comprendere il valore degli insegnamenti della parola di Dio. Ora, la Torah è la più antica raccolta di leggi?
la Torah non è stato il primo codice di leggi, perché il primo è stato il codice di Hammurabi. Hammurabi, il re Hammurabi regnò dal 1792 a.C. al 1750 a.C. Mosè venne circa 250 anni dopo. Allora, mi sembrava il caso di confrontare certi aspetti del codice di Hammurabi della Torah, perché comunque sono i codici, sono, tra virgolette, le leggi più antiche date all'umanità, che l'umanità abbia. Quindi è interessante e importante fare un confronto tra questi due. La Torah è simile al codice di Hammurabi? Vediamo qualche esempio. Deuteronomio 4, 5, 6 dice: «Io vi ho insegnato leggi e prescrizioni come Adonai, il mio Dio, mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, poiché questa, cioè la Torah, sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutti questi statuti, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente». Questa grande nazione. Andiamo avanti. Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come è tutta questa Torah che io vi espongo oggi? Deuteronomio 4:8. Chiediamoci perché in questi due versetti Israele viene definita grande nazione. Era una grande nazione? No. Aveva dei confini estesi geograficamente? No. Era numericamente preponderante, cioè milioni e milioni di persone? No. Però viene chiamata grande nazione. Perché? Intanto il Signore dice questo: l'Eterno si è affezionato a voi e vi ha scelti, non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi, siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché Dio vi ama. Deuteronomio 7:7-8. Perché Dio vi ama. Allora, questa nazione non è una grande nazione numericamente. Non è una grande nazione per confini territoriali. È una grande nazione perché ha ricevuto la Torah. Non dimentichiamo. Ha ricevuto la Torah direttamente dall'Onnipotente, dal Creatore di ogni cosa. Allora, perché ha la Torah, è la una nazione grande e intelligente. Perché la Torah è la sapienza di Israele, la Torah è l'intelligenza di Israele. Questo non dobbiamo dimenticarlo e dobbiamo ringraziare il Signore, il Mashiach, Yeshua, perché siamo stati innestati in questa corrente di conoscenza e di benedizione. Amen. Il codice di Hammurabi riguarda varie categorie sociali di reati in molte possibili situazioni. Giustamente, ci sono tante situazioni di vita, è giusto regolamentare il comportamento, la condotta, le sanzioni, eccetera, per determinati reati. La stele, questo è importante, la stele dove esso era inciso era esposta pubblicamente, perciò garantiva il concetto giuridico della conoscenza della legge, perché era esposta in modo che tutti i cittadini potessero, quelli che riuscivano a leggere cuneiforme, potessero leggere le leggi di Hammurabi. Quindi c'è questa forma giuridica della conoscenza che ancora oggi, no? Mi sembra che ci sia un articolo che dice che la legge non ammette ignoranza, no? Ecco. La Torah contiene norme e decreti da applicare alle varie situazioni, ma anche precetti di ordine morale, spirituale e sanitario. Quindi, in un certo senso, fino a un certo punto, può essere simile.
può essere simile, però in più ci sono anche aspetti di ordine morale, spirituale e vedremo anche sanitario. La Torah veniva letta ripetutamente. Devarim significa parole ed ha il senso della ripetizione. Noi nelle nostre Bibbie italiane abbiamo il libro del Deuteronomio. Nelle Bibbie ebraiche non si chiama Deuteronomio, ma si chiama Devarim, parole. Deuteronomio 1:1. Queste sono le parole che Mosè rivolse a Israele. Devarim e Lea Devarim. Questo è Mosè e questo Israele. Allora, noi vediamo che il Deuteronomio, Devarim, è la ripetizione della legge. Ok? Allora, questa ripetizione della Torah, noi, è un concetto, abbiamo anche visto in Giosuè, no? Che doveva mentalmente, in modo sommesso, doveva continuare a ripetere gli insegnamenti di Dio. È un concetto proprio del popolo di Israele, questa ripetizione della Torah continua e anche con le parashot. Le parashot sono dei commenti a porzioni, questo è il plurale, parashot, a porzioni della Torah insieme ad altri brani biblici che coprono tutto l'arco dell'anno. Poi, l'avevo già detto un'altra volta, mi sembra, ma lo ripeto, poi l'ultima parasha riprende l'ultima parola del Deuteronomio e ritorna a Genesi 1:1. No? Genesi 1:1 è nel principio Dio creò. E l'ultima parola del Deuteronomio è Israele. Quindi la prima parasha è Israele nel principio Dio creò. Ed è un concetto molto interessante, questa ripetizione continua della Torah. Ricordiamoci che in Geremia capitolo 31 il profeta parla del nuovo patto. Il nuovo patto significa, se noi andiamo a vedere Geremia 31, io metterò le mie leggi nei loro cuori. È la Torah che viene a essere parte del nostro DNA spirituale, che diventa una parte integrante di noi stessi, del nostro cuore, della nostra vita, del nostro cammino. Questa è uno degli aspetti essenziali del nuovo patto. Hammurabi, torniamo di nuovo a fare alcuni confronti. Hammurabi si presenta come l'uomo scelto dagli dèi per instaurare un regno di giustizia. Allora, il concetto è buono, il regno di giustizia. Anche i profeti, parlando dell'era messianica, parlano di un regno di giustizia. Scelto dagli dèi, ricordiamoci che siamo nel politeismo, nel paganesimo, qui Hammurabi. Egli chiama le leggi, però, le mie parole, che ho scritto sul mio monumento. Perciò le sue leggi derivano dalla sapienza umana, ed è lo stesso codice di Hammurabi che si autodefinisce così. Sono le mie parole che io ho scritto sul mio monumento, quindi sono l'espressione della mia sapienza. Tutto incentrato sull'uomo. La Torah, al contrario, è presentata come parola di Dio. Mosè dichiara che la Torah è emanata interamente dal creatore del mondo e non da un saggio legislatore umano. Questa è la grande differenza. Infatti Deuteronomio 1:3 dice: Mosè parlò ai figli di Israele e disse tutto quello che l'Eterno gli aveva ordinato di dire loro. Disse tutto quello che l'Eterno aveva ordinato di dire loro. Deuteronomio 1:3 e Esodo 20:1-2:22. Allora Dio pronunziò tutte queste parole: Io sono il Signore,
il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Il Signore disse a Mosè, parlerai così ai figli di Israele, voi stessi avete visto che io vi ho parlato dai cieli. È interessante nell'ebraico vedere che questa parola, Dio, è Elohim. Elohim e poi Aleph Taf. Se vi ricordate nel primo seminario abbiamo parlato di questo Aleph Taf. In Apocalisse 22 il Signore Yeshua dice io sono Aleph Taf. Allora qui dice allora Dio pronunziò queste parole, Elohim pronunziò queste parole e poi dice io sono il Signore e qui c'è il tetragramma sacro. Molto interessante questo, non lo approfondiamo ora, però è uno spunto per approfondire più avanti, se il Signore ce ne dà la possibilità. Per esempio, mi viene in mente che nella liturgia della Chiesa Ortodossa, quando commentano la presentazione di Yeshua al Tempio, che c'è Simeone, viene proprio detto che questo bambino è colui che ha dato, è colui che ha dato sul Sinai la Torah a Mosè e che ora si è incarnato e è diventato uomo. Questo c'è comunemente nella liturgia della Chiesa Ortodossa, ma questa è una piccola parentesi. Andiamo avanti. La Torah è superiore? Sì, allora entriamo ancora un po' di più nel confronto tra Torah e codice di Hammurabi. Allora, il codice di Hammurabi, in quanto legge derivante dalla sapienza umana, è incentrata sull'uomo. Ad esempio, in caso di adulterio della donna, il marito può scegliere quale pena infliggere all'amante della moglie o perdonare quest'ultima. Può scegliere il marito. Il reato quindi viene considerato come un'offesa esclusivamente contro la persona. Credo che nella giurisprudenza attuale sia così. Reato contro la persona, non sono stati depenalizzati i reati contro la morale, mi sembra. Quindi deriva da questo. In realtà la Torah invece considera la trasgressione ai suoi precetti come un atto contro Dio stesso. E lo dice molto chiaramente in Numeri 15, 30, 31, dove è scritto la persona che agisce con proposito deliberato, quindi c'entra la volontà di fare qualcosa di malvagio, sia nativo del paese o straniero, oltraggia l'Eterno. Quella persona sarà eliminata dal mezzo del suo popolo. Siccome ha disprezzato la parola di Dio e ha violato il suo comandamento, quella persona dovrà essere eliminata, porterà il peso della sua iniquità. Qui è scritto chiaro che la trasgressione contro la Torah è una trasgressione contro Dio, non contro la persona, contro Dio, perché la Torah è la parola di Dio, è il soffio di Dio. È ciò che Dio ha voluto condividere con Israele prima e poi con tutti quelli che lo riconoscono come Dio, perché potessero essere benedetti da questa parola che è emanata dalla bocca di Dio. E quindi se uno disubbidisce, trasgredisce la Torah, oltraggia l'autore della Torah. Questa è una cosa che oggi nella filosofia, nelle ideologie del relativismo e del politicamente corretto e di tutto quanto, non viene più ammesso, però è così. In caso di omicidio, spetta ai parenti della vittima decidere se infliggere la pena di morte all'omicida oppure richiedere solo un risarcimento in denaro. Nella Torah non è la vittima del reato che sceglie come e quando applicare la legge, perché essa è oggettiva e dettata direttamente da Dio, se no sarebbe anarchia. Anche se, per quello che abbiamo detto all'inizio, la Halakha cerca di capire come attuare e applicare
la legge, però non è soggettiva, è oggettiva, perché è parola di Dio. Se un architetto costruisce una casa per qualcuno e la casa non viene costruita in modo appropriato, e se la casa crolla e il suo proprietario muore, l'architetto dovrà essere messo a morte. Se muore il figlio del proprietario, allora il figlio dell'architetto dovrà essere messo a morte. Leggi 229-230 del codice di Hammurabi. Se un uomo colpisce una donna libera, incinta, ed ella abortisce, egli pagherà 10 shekel per la sua perdita. Se la donna muore, la figlia dell'uomo sarà messa a morte. Leggi 209-210 del codice di Hammurabi. Nella Torah, invece, emerge il concetto della responsabilità individuale e vieta che i figli siano puniti per le colpe dei genitori. Allora, noi diciamo che è normale, cioè uno che commette il reato è quello che deve pagare, no? Ma come vedete, 3500 anni fa non era così nel codice di Hammurabi. Cioè il figlio dell'architetto, poveraccio, che cosa ne può? Invece la Torah anche qui dimostra quella modernità che solo dopo molti secoli è stata ritrovata. Ma 3500 anni fa si parlava nella Torah di responsabilità individuale. Sulla responsabilità personale o individuale non si metteranno a morte i padri per colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Deuteronomio 24:16. È chiaro che qualcuno adesso qui potrebbe magari dire, vabbè, ma la pena di morte, quello è un discorso che non vogliamo affrontare. Noi stiamo cercando di comprendere la modernità giuridica della Torah per quello che riguarda una serie di reati. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato, significa ognuno pagherà per le sue colpe. Ha anche un riflesso spirituale questo, eh? Non possiamo far pagare a qualcun altro quello che, di cui noi siamo responsabili spiritualmente. Se qualcuno commette una rapina e viene catturato, egli dovrà essere messo a morte. Legge 22 del codice di Hammurabi. Rapina. La Torah invece proibisce l'uccisione di un ladro, eccetto nel caso in cui il proprietario della casa scassinata agisca per legittima difesa. C'è stato qualche tempo fa tutto un dibattito sulla legittima difesa, no? Quindi, a meno che non agisca per legittima difesa, per proteggere la propria vita e solo in circostanze che giustifichino tale azione violenta. C'è un passo, c'è un versetto che dice proprio questo sulla legittima difesa. Dice: se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se però il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Esodo 21:2-3. Entriamo nel contesto storico di 3500 anni fa. 3500 anni fa, quando uno forzava la porta e entrava in casa, tu cosa facevi? Accendevi la luce? Non c'era. Quindi, se avviene di notte, la Torah contempla anche a livello psicologico tutta una serie di elementi di ansia, di spavento, di timore per l'incolumità propria e dei propri cari, il buio, non si sa chi sia, non si sa cosa vuole. Allora, in quel caso, se gli dai un sacco di legnate, lo percuoti e muore, in quel caso è legittima difesa, non è omicidio. Se invece il sole è già sorto, che quindi tu puoi vedere, puoi renderti conto delle circostanze, allora, se tu lo ammazzi, è delitto di omicidio. Riusciamo a comprendere la finezza? La finezza è, a mio giudizio, io non sono
un avvocato, uno studioso di diritto e cosa, però mi affascina questo. Mi affascina perché vedo una modernità straordinaria, una sottigliezza proprio per la difesa della vita. Secondo i codici babilonesi, assiri e ittiti, soltanto gli uomini liberi possedevano dei diritti, in quanto gli schiavi erano considerati come semplice merce e il padrone era libero di maltrattare i suoi schiavi anche fino alla morte. La Torah, invece, prescrive che il servo ebreo, divenuto tale per saldare un debito, eppure gli schiavi stranieri acquistati da altre nazioni fossero tutelati legalmente dai maltrattamenti fisici. Sui maltrattamenti. Se uno colpisce l'occhio del suo schiavo o l'occhio della sua schiava e glielo fa perdere, li lascerà andare liberi in compenso dell'occhio perduto. Se fa cadere un dente al suo schiavo o un dente alla sua schiava, li lascerà andare liberi in compenso del dente perduto. Esodo 21, 26, 27. È un indennizzo. Io ti faccio male, t'ho menato, hai perso l'occhio, pago, ti lascio libero. Se uno bastona il suo schiavo, la sua schiava, fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. Sempre nell'Esodo capitolo 21. Efesini, servi, ubbidite i vostri padroni secondo la carne, servendo con benevolenza come se serviste il Signore in ogni uomini. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce. Astenendovi persino dalle minacce. Rabbi Shaul, Paolo, l'apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, sta riprendendo pari pari le implicazioni della Torah sui maltrattamenti. Allora, capiamo che c'è una continuità straordinaria. Dichiarazione universale dei diritti umani. Allora, la Torah, 3.500 anni fa, Dichiarazione universale dei diritti umani contro i maltrattamenti, contro le torture, contro la soppressione dei diritti. Eleanor Roosevelt, vedova del presidente Franklin Delano Roosevelt, ne fu l'ispiratrice. Fu adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948. E la Torah risale a 3.500 anni fa. È moderna o no? A mio giudizio molto, molto, molto. Andiamo avanti. Sul riposo. Ricordati del giorno di sabato. Per santificarlo, lavorerai sei giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, sacro al Adonai, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, notate qui, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, ma anche né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte. Dio ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Esodo 29, 11. Il riposo del sabato è esteso a chiunque, persino agli schiavi, ai servi, agli schiavi e al bestiame. È un patto che Dio ha fatto con tutti, con tutta la sua creazione. Ma di questo parleremo la volta prossima. Ma è importante vedere che anche il bestiame deve riposare, anche il servo deve riposare, anche la serva deve riposare. In Italia, fino alla fine dell'Ottocento, le operaie nelle filande lavoravano 16 ore al giorno.
Solo nel 1899 fu emanata una legge che riduceva l'orario lavorativo da 16 a 12 ore al giorno. 1899, la Cassazione ha riconosciuto che la mancata osservanza del riposo settimanale determina nel lavoratore un danno di usura psicofisica, danno alla salute e danno biologico. C'è voluta una sentenza della Cassazione per questo. Ok, vediamo ancora un argomento e poi ci fermiamo per 5-10 minuti. Alcune categorie giuridiche della Torah. La Torah è la via da seguire per ogni creatura come progetto di Dio. Vedete, io spero tanto che questi seminari, questi incontri che stiamo facendo, ci aiutino a comprendere com'è limitativo pensare alla Torah come alla legge dell'Antico Testamento. E basta. È limitativo. Noi stiamo mettendo Dio in una scatola. Stiamo mettendo Dio e la sua parola in uno schema così piccolo quanto è piccolo il nostro cervello e la nostra comprensione. La Torah è la via da seguire, è l'insegnamento di Dio per ogni creatura come progetto di vita. Come progetto di vita. Essa ha tre direttrici fondamentali. La Torah. Una relazione verticale con l'Onnipotente, vissuta nell'ascolto e nella pratica della sua parola. 2. Una relazione orizzontale con il prossimo, vissuta nel diritto e nella giustizia. Il regno di giustizia che porterà il Messia è un regno che affonda le sue radici nella Torah, nella giustizia portata dalla Torah. Relazione verticale con Dio, relazione orizzontale con gli uomini, ma non solo, una relazione con il creato, nel quale vivere come inquilini e operare per il bene di tutti. Queste sono le tre direttrici della Torah. Allora, capite, quando noi sentiamo, per disinformazione, ma per carità, è una disinformazione, una mancanza di conoscenza, che possiamo benissimo capire e pregare per chi ha questa mancanza di conoscenza. Però quando si limita, quando si dice no, noi non siamo più sotto la legge ma sotto la grazia, noi stiamo buttando via tutti questi aspetti che non sono vincolanti per la salvezza. La Torah, lo dico subito e lo ripeto, la Torah non salva ma benedice. La salvezza viene dal sangue di Yeshua, ma la benedizione viene dall'ubbidienza alla sua parola. Questo noi dobbiamo mettercelo in testa, cari fratelli, care sorelle. Relazione verticale, vissuta nell'ascolto e nella pratica della parola di Dio, una relazione orizzontale con il prossimo, vissuta nel diritto e nella giustizia, e una relazione con il creato, nel quale vivere come inquilini, perché tutta la terra appartiene a Dio. Noi siamo solo degli inquilini e noi dobbiamo fare di tutto perché questo mondo possa essere migliore attraverso l'insegnamento della Torah. Questo è anche il concetto del Tikkun Olam, cioè una riparazione del mondo, un portare la parola di Dio affinché le persone possano comprendere le profondità della parola di Dio e possano anche applicare la parola di Dio nella propria condotta, nella propria vita, in modo che i rapporti con gli altri, i rapporti tra di noi, i rapporti all'interno delle famiglie possano essere rivoluzionati e trasformati proprio attraverso l'ubbidienza alla parola di Dio. Questo deve essere l'obiettivo di coloro che credono in tutto ciò. Nella Torah
I rabbini identificano 613 mitzvot, precetti o comandamenti, sebbene nel Tanakh, cioè nell'Antico Testamento, questo numero non sia espressamente dichiarato. Le mitzvot, singolare mitzvah, si dividono in 248 positive, fai, e 365 negative, non fare. La Torah, attraverso queste mitzvot, comprende una vasta gamma di prescrizioni nelle varie sfere dell'essere e dell'agire umani. La caratteristica di queste prescrizioni è quella di essere prevalentemente incentrate sui rapporti sociali tra uomo e uomo, proprio per un mondo migliore. Ci sono tanti politici che promettono, ma un ritorno alla parola di Dio è quello che ci vuole, non le promesse di tanti politici. Vi troviamo indicazioni sugli aspetti rituali e sacrificali, ovviamente, che sono state adempiute dal sacrificio di Yeshua, Gesù, sulle relazioni umane, sull'etica, sulle sanzioni per i vari reati, sulla schiavitù, sulle eredità, dopo vedremo un esempio anche di questo, sulla sanità, sulle norme igieniche, sul matrimonio, sull'aiuto sociale, eccetera. Se lo spirito della Torah venisse rispettato, il mondo sarebbe un paradiso. Lo spirito che anima la Torah è lo stesso spirito che anima il Vangelo. Noi non ce ne rendiamo conto, ma è così. Il Vangelo non è altro che una prosecuzione della Torah. E vediamo queste ultime cose. Qual è il nucleo centrale della Torah? Ascolta Israele, il Signore, il nostro Dio è l'unico Signore, questo è lo Shema Israele. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Deuteronomio 6, 4, 5. Non andrai qua e là facendo il diffamatore in mezzo al tuo popolo, né ti presenterai ad attestare il falso a danno della vita del tuo prossimo. Io sono l'Eterno. Non odierai tuo fratello nel tuo cuore, rimprovera pure il tuo prossimo, no, ma non ti caricare di un peccato a causa sua. Non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Io sono l'Eterno. Levitico 19, 16, 18. Questo è il cuore della Torah, il nucleo centrale della Torah. Qual è il nucleo centrale del Vangelo? I farisei, udito che egli, Yeshua, aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono. E uno di loro, dottore della Torah, gli domandò per metterlo alla prova: Maestro, qual è nella Torah il gran comandamento? Yeshua gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande, il primo comandamento, mishpat o mitzvah. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Torah e i profeti. Matteo 22, 34 a 40. Lo spirito della Torah è lo stesso spirito del Vangelo. Amen.